Ciao amici e benvenuti da DJ Mister Quindi. L'età avanza tra virgolette e i capelli bianchi hanno quasi riempito completamente la mia testa. La passione però no, è rimasta quella di 20 anni fa, con il vantaggio di avere un'esperienza molto nutrita alle spalle. Questa esperienza mi porta a giudicare un dispositivo già dal primo contatto che in seguito quasi sicuramente mi darà grandi soddisfazioni. Di cosa parliamo oggi? Di una spada giapponese. No, aspettate, il nome si ispira alla spada giapponese, però il prodotto è Katana, una soundbar con subwoofer indirizzata ai giocatori ingalliti di gaming. Andiamo a vederlo, intanto io faccio Banzai. Iniziando dal grande scandolone che ci arriva all'interno, troviamo la soundbar, un subwoofer di notevoli dimensioni, una cavetteria fatta da un ingresso proprietario unico con alimentatore e diversi adattatori per tutte le prese del mondo. Troviamo poi una USB, micro USB per collegare la soundbar al computer, una tipologia più lunga e una più corta, un telecomando abbastanza sottile e minimale già dotato di batteria, due staffettine per applicarla al muro. Parlando della soundbar Katana, questo nome che si ispira a una spada antica giapponese, anche se poi alla fine ne ricorda sporadicamente le forme, è costruita con materiali veramente eccellenti. L'attenzione al design è elevatissima, tutto alluminio spazzolato che dona veramente un aspetto premium, comprese le fresature su tutta la cornice, e la plastica sulla parte inferiore dove abbiamo alloggiato due piedini che ci permettono di rendere stabile la soundbar. Questa plastica forse è l'unica pecca, se andiamo a vedere proprio nel dettaglio, perché non è di altissima qualità. Il subwoofer invece pesa circa 4 kg contro il 1,5 kg della soundbar, è completamente in legno, abbastanza buona. Passiamo a parlare adesso della parte più importante a livello ingegneristico di questa soundbar. I driver infatti sono installati all'interno in una modalità che permette all'ascoltatore di avere sempre la stessa percezione musicale in ogni angolazione. Infatti sulla parte superiore troviamo i due driver da 63,5 mm riservate alle frequenze medio-basse. Sulla parte frontale abbiamo i due tweeter da 34 mm riservati alle frequenze alte. Per quanto riguarda la collocazione ingegneristica da parte della Creative, proprio per dare una spazialità del suono quasi a 360 gradi, è stata quella di inserire ogni driver in una singola camera e per ogni driver un amplificatore di tipo DSP, quindi di altissima qualità, ad alimentare singolarmente ogni driver. Con questo Digital Signal Process permette di avere due amplificazioni dedicate proprio ai driver dei medio bassi, due amplificazioni dedicate a quella dei medio alti e una dedicata all'amplificazione del subwoofer, proprio per avere una ricchezza del dettaglio dei bassi superiore alla media. Bye.
Parlando di tasti di funzione integrati benissimo nel design anch'essi, abbiamo i due tasti esterni, uno per accendere e spegnere il nostro dispositivo, l'altro invece per variare l'equalizzazione, la vedremo più avanti, che sono illuminati leggermente da una cornice bianca, mentre al centro troviamo i tasti per alzare e abbassare il volume oppure il tasto per cambiare fonte di riproduzione. Sulla parte frontale troviamo anche un piccolo display che praticamente ci aiuta in tutte le nostre operazioni. Doveroso segnalare che purtroppo non ci sia un HDMI, sinceramente avendo proprio una diversa tipologia di ingressi audio ci saremmo aspettati anche un HDMI. Un ingresso USB che legge chiavette esterne anche hard disk non alimentati, la codifica di lettura passa dagli MP3 ovviamente, VMA e anche file FLAC. Tornando a parlare di amplificazione interna, abbiamo proprio un DAC inserito dentro la soundbar. Questo permette di elaborare il suono a 24 a 96 bit in modalità 5.1. Nella modalità 7.1 permette in ogni utilizzo, e questa è la sensazione che ho avuto personalmente, i bassi, gli alti vengono percepiti in maniera perfetta. Va detto che c'è anche una piccola predominanza della parte dei bassi. Questo gap può essere colmato, e parliamo proprio del lato software integrato che si può scaricare dal sito internet di Creative, di andare a cambiare proprio l'onda di equalizzazione e il lato dei LED RGB, che sono circa 46 se non erro. Per chi ama particolarmente questa funzione si può personalizzare in maniera precisa, si passa da alcune animazioni di default e addirittura possiamo andare invece a personalizzare un profilo fisso. Prima di andare alle conclusioni, abbiate un po' di pazienza perché questa soundbar merita veramente di essere ascoltata, tra virgolette, seppur dal microfono di una videocamera ci sono tutti i limiti, però noi ci proviamo, almeno abbiamo messo un microfono di altissima qualità, più di questo non possiamo fare. Vi farò sentire della riproduzione fatta all'aperto proprio per farvi rendere conto della potenza e della qualità musicale che riesce addirittura a dare in campo aperto. E poi ovviamente il lato che mi ha entusiasmato particolarmente e non me l'aspettavo, proprio di un ascolto musicale. Siete su Pandora, signore e signori. Non dimenticatelo. Spero che il video sia stato chiaro. Purtroppo si allungano tantissimo, a me piace, io starei qui ore e ore a spiegare ogni minimo particolare del prodotto in test, però poi so che si allunga eccessivamente troppo. Io ho già recensito altri prodotti della Creative, non ho avuto lo stesso entusiasmo, che si avvicinano quasi al costo di questa soundbar. Ma quando ho ascoltato per la prima volta, la prima accensione, questa soundbar, ho avuto immediatamente, come vi dicevo nella intro, la percezione di avere un prodotto indovinato, un prodotto che si rivolge sì ai giocatori incalliti, ma la soundbar per riproduzione musicale, per visione dei film, per giochi, per ascolto di tramite il Bluetooth, la percezione cristallina di avere gli alti, i bassi ben sincronizzati, molto corposi, riesce a riempire
una stanza, dando veramente la sensazione di avere un impianto hi-fi che costa 4-5 volte di più. Un complimento a Creative, 249 euro, 299 all'uscita su Amazon, lo trovate il link in descrizione. In questo momento a 249 euro, se siete al di là amanti del gaming, ma soprattutto se volete una soundbar che vi dia delle prestazioni sopra la media, ne ho testate altre, o eccellono nella riproduzione dei film o nella riproduzione musicale. Questa riesce a unire tutte le cose che fa in maniera eccezionale. Vi portate a casa un prodotto intanto di grande versatilità e utilizzo, ma dalla qualità sonora sorprendente. Io con questo chiudo questa video review, spero di esservi stato utile e vi ringrazio di avermi seguito. Ormai vi ho abituato alle location all'aperto, io amo particolarmente la natura e soprattutto in questo periodo estivo è la soluzione migliore. Vi raccomando, se vi va, iscrivetevi al canale cliccando sull'icona qui sopra, oppure cliccate qui sotto per andare a vedere un altro video di vostro interesse. Come sempre, DJ Mister 15 vi dà appuntamento alla prossima video recensione.